che si divincolava. Trovammo una stradetta tra gli alberi. Vedemmo che si apriva in una piazzetta erbosa e ci sistemammo nei sacchi a pelo all'interno del camper. Io e mia moglie da una parte e nostra figlia Marta dall'altra. Ci addormentammo quasi subito, stanchi per 2 giorni di guida in alta montagna. Mi svegliai per le grida di mia moglie, che con la torcia accesa tratteneva Marta, che si divincolava per uscire dal sacco a pelo. Nostra figlia era fortemente disabile. A differenza di mia moglie, da molto tempo ormai avevo smesso di agitarmi per le situazioni in cui ci metteva di continuo la malattia di nostra figlia. Non appena il tremito di mia moglie cessò, mormorai: «Ha avuto un incubo, non ti preoccupare, è già passato». Con le mascelle irrigidite, mia moglie disse ansando: «Ha fatto un brutto sogno, da un po' di tempo le prende così». «Sì, ma adesso sta bene, tutto è finito». «Che cosa significa che tutto è finito?» disse mia moglie. «Non fingiamo come al solito. Nostra figlia è malata e la possiamo perdere in ogni momento. Dammi un po' d'acqua, per favore». Frugai alla ricerca della bottiglia d'acqua, perché l'impianto elettrico si era rotto e non avevamo il frigo. La torcia proiettava lunghe ombre cavernose sulle pareti del camper. Cavernose come la nostra vita con nostra figlia Marta. E anche cavernose come la sua vita. Da quando Marta era nata, io avevo preso l'abitudine di visitare i cimiteri, spesso con mia moglie. Mi fermavo davanti alle grandi tombe e con voce sognante dicevo a mia moglie: «Pensa, Giusy, molta di questa gente era sana ed è morta giovane. E nostra figlia Marta continua a vegetare. La vita a me e a mia moglie, dopo la nascita di Marta, ci appariva troppo faticosa e completamente priva di senso. Chi avrebbe mai pensato che, invece, commento. Spiriti narranti, attraverso C. Ballardini e P. Filippini, entità Paola, che in vita aveva avuto un grave handicap. Non fatevi idee sbagliate. Io non fui infelice in quella vita. Scelsi un percorso breve e difficile perché era ciò che in quel momento serviva alla mia evoluzione. Ma ciò che voi non sapete è che io ero altamente consapevole di me. Il fatto di non comunicare totalmente con voi non significa che fossi assente, anzi, io ero presente in altro modo. Non avevo le capacità che voi ritenete normali, ma ne avevo altre che vi stupirebbero. Io ero in grado di comprendere molto più di quanto voi possiate immaginare. Per me è stata un'esperienza molto importante ed io ero piena di gioia. So che vi può apparire inconsueto, quasi impossibile, ma io ero nelle condizioni ideali per svolgere il mio compito. E il mio compito in quel momento era l'amore. Io ero immersa nell'amore, quello che ricevevo, che suscitavo negli altri, e quello che davo, che distribuivo intorno a me. Tutte le intenzioni che ricevevo erano per me felicità, ed io ricambiavo inondando d'amore tutti coloro che intorno a me mi accudivano e mi amavano, anche se la loro tenerezza era adombrata da una compassione assolutamente fuori luogo. Ma questo è tipico di coloro che non hanno consapevolezza e credono che solo la banalità sia normalità e fonte di gioia. Io avevo scelto un percorso diverso, escludendo automaticamente tutte quelle cose considerate normali e fonte di gioia nella vita, assolutamente necessarie per trovare felicità. Quale errore, quale miopia! La felicità arriva dallo scambio di amore ed io ne ricevevo e ne distribuivo in abbondanza.
Quanto amore intorno a me, quanta gioia in me. Io sono stata felice, e ancor più sapendo che ho portato avanti il mio compito. Io sono stata veicolo d'amore, fonte di insegnamento e di riflessione per tutti coloro che ho incontrato. Nessuno si è avvicinato a me superficialmente, ma sempre con pensieri profondi e riflessioni sulla vita e sulla morte, che forse non avrebbe mai fatto. Così, senza comunicare, so di aver insegnato tanto e di aver unito persone che si sono incontrate in me a causa del mio destino e delle condizioni disagiate del mio corpo. E in seguito a questo sono cresciute in consapevolezza e amore. Io ero partecipe di quell'amore, io lo sentivo in me, palpabile quasi, perché ero circondata da una energia che nutriva la mia anima e mi rendeva felice. Io so di avere portato amore e di avere contribuito alla crescita di coloro che mi hanno incontrata. Nella mia breve vita ho raggiunto due traguardi importanti: aiutare chi incontravo e assolvere il mio impegno karmico. Chi può dire di aver fatto la stessa cosa alla fine di una vita normale? Perciò non dovete più pensare a me come la povera Paola, ma ricordatevi di me come una luce che è apparsa nella vostra vita per insegnarvi l'amore, poiché questo era il mio compito. Ora sono per voi un raggio di luce, un ricordo luminoso del vostro contatto con un compito divino, così nascosto, ma così potente. Sappiate che io sono molto felice ora, so di avere fatto un buon lavoro e ora godo della compagnia di tante persone care. Ma non pensate a me così com'ero dentro al corpo fisico. Io ora ho un corpo di luce, un corpo sano, perfetto, di cui sono veramente fiera. Perciò non siate tristi e immaginatemi come sono veramente alta, bella, luminosa e felice. Paola.